Ciao a tutti ragazzi, io sono Max, aka quello dei Funko. Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Dai che arriviamo a 200, su! Oggi sono qui con un video diverso dal solito. Ho deciso di fare questo video per rispondere, o meglio, fare anche chiarezza a una domanda che tutti noi che ci siamo avvicinati per la prima volta a questo genere di collezionismo e tutti quelli che vogliono avvicinare a questo genere di collezionismo sicuramente si sono fatti. Funko Pop, dentro o fuori la scatola? Qual è la soluzione migliore? Premetto che la cosa è estremamente soggettiva e le due strade sono tranquillamente percorribili entrambi. Diciamo che dipende un po' anche da voi e dal tipo di collezionismo che fate. Altra premessa che voglio farvi è che se iniziate percorrendo una strada, non è detto che poi in futuro possiate passare a quella opposta o viceversa. È possibilissimo farlo, io ad esempio l'ho fatto. Adesso cercherò di esporvi un po' quelli che sono i fattori che possono influenzare questa scelta. Il primo fattore che può influenzare la vostra scelta è sicuramente lo spazio che avete a disposizione. Infatti, se teniamo i nostri pop dentro la scatola, occupano un certo spazio. Se li teniamo fuori dalla scatola, occuperanno sicuramente un altro genere di spazio. Se ancora li teniamo fuori dalla scatola e in più li esponiamo con pop davanti e scatola di dietro, occuperanno un altro spazio. Quindi quando iniziate a, diciamo, la vostra collezione, tenete ben presente anche questo fattore, perché nel mio caso per esempio è stato determinante all'inizio, quindi tenetene conto. L'altro aspetto, che è quello diciamo più rognoso e che spesso ci fa secondo me passare la voglia, passatemi il termine, è la polvere. Se siete maniaci della polvere, non avete assolutamente voglia di mettervi lì e stare lì a pulire uno a uno i vostri pop, allora diciamo che dovete fare un attimo chiarezza. Diciamo che se i pop sono nella scatola, fare la polvere è un po' più semplice, perché semplicemente prendete il vostro Swiffer, lo passate sulle scatole e avete già finito. Invece se li tenete fuori dalla scatola, sicuramente dovete prenderli, spazzarli, pulire bene. È un lavoro sicuramente molto più lungo rispetto a quello precedente. Una possibile soluzione è l'uso di vetrine chiuse, o comunque magari dei pannelli che vi possano tenere chiusi appunto le vostre vetrine. Però io, per la mia esperienza, vi dico che la polvere è una di quelle cose che la si può arginare ma non evitare. Anche se mettete le cose dentro a delle vetrine, un minimo di polvere passa sempre, quindi comunque vi dovete mettere lì e pulire. Questo ve lo dovete mettere nella zucca. È chiaro che se lasciate tutto al di fuori, magari siete anche ad esempio fumatori che fumate nella vostra stanza, sicuramente quella non è una buona idea e vi consiglio di lasciarli nelle scatole. Diciamo che tutto dipende anche da quanta voglia avete di pulire. Io personalmente mi metto lì ogni settimana e un pochino la polvere la faccio sempre. Poi ogni due settimane prendo, tolgo tutto, pulisco anche l'interno dei miei ripiani e poi rimetto tutto a posto. Se siete dei collezionisti che amano il proprio, la propria collezione, diciamo che vi viene
da voi stessi questa cosa qui. L'ultimo fattore che vado ad esporvi è il fattore estetico. Il fattore estetico io intendo come voi vedete da fuori la vostra collezione, cioè vuol dire vi girate, guardate, dice mi piace. Questo intendo. Diciamo che i pop fuori dalla scatola possono essere ammirati sicuramente di più rispetto a quelli nella scatola. Perché? Perché ad esempio un Funko Pop, ad esempio prendo questo Luffy Red Hawk, io se fosse nella scatola non vedrei il retro, quindi sicuramente questa cosa qui come dire, incide sul su come vedere i pop. Quindi diciamo che tenerli fuori dalla box si possono apprezzare di più tutti i loro dettagli. Invece per quanto riguarda un pop che sta dentro la scatola non è che vedi tanto, però diciamo possono essere esposti comunque, o li mettete di fronte o come vedete lì si possono anche mettere le scatole di lato e quindi vedete comunque l'artwork. Questo ultimo aspetto che vi ho esposto diciamo che è quello un po' più critico e che vi fa sorgere tanti dubbi, perché poi è molto legato al discorso della polvere. Allora, io personalmente sono sempre stato della scuola fuori dalla box. Sin dal principio avevo diciamo le idee abbastanza chiare, avevo tenuto conto di tutti i rischi del tenerli fuori dalla scatola, perché volevo ammirare tutti i miei pop per come sono nella loro interezza. Lasciarli nelle scatole sinceramente non è che mi entusiasmava parecchio. Infatti se andate a vedere dei video vecchi io ho iniziato proprio tenendoli nelle scatole. Perché? Perché stavo diciamo organizzando ancora tutta la baracca, però mi ero ripromesso che appena avessi avuto la possibilità li avrei tirati fuori come oggi vedete. Io preferisco nettamente una esposizione così piuttosto che lasciarli nelle scatole. Ovviamente se ho il pop della vita che vale per dirti migliaia di euro, allora lì ci penso. Quindi per concludere, se voi considerate l'acquisto di pop come un investimento, allora io sono il primo a dirvi lasciateli nelle scatole, li mettete anche in un bel protector e li lasciate lì un po' a maturare, come si fa col vino sostanzialmente. Se invece come me collezionate per passione e non ve ne frega nulla di rivenderli più avanti, non ce l'avete nemmeno nella testa questa cosa, allora io vi consiglio di tenere in considerazione anche il metodo fuori dalla scatola, perché alla fine, voglio dire, nel mio caso è stata la scelta migliore. Bene ragazzi, io spero che questo video sia stato utile e vi sia piaciuto soprattutto. Fatemi sapere nei commenti sotto, come sempre, cosa ne pensate a riguardo, mi piacerebbe sapere anche la vostra. E niente, io vi ringrazio come sempre per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!